Questa Madonna con Bambino di Nicola Grassi venne dipinta dall'illustre pittore friulano nel 1710, quando realizzò in Carnia la Pala di Cabia con la celebrazione di San Gottardo. Due anni prima venne inaugurato il Passo di San Gottardo, che metteva in comunicazione più diretta le terre protestanti tedesche con le terre latine e cattoliche italiane, agevolando il pellegrinaggio a Roma. San Gottardo, infatti, è il santo cattolico per eccellenza in territorio tedesco. Ora, il volto della Madonna con Bambino, la Madonna della Carnia, conferma quello della Madonna di Cabia, che insieme a San Gottardo, San Gregorio Nazianzeno e Sant'Antonio da Padova accoglie e dà benvenuto ai pellegrini provenienti dalle terre tedesche. Ma in questo dipinto è importante osservare che la benedizione latina con le tre dita della Madonna si rivolgono al Bambin Gesù e sono simbolo della Trinità, non si rivolgono allo spettatore. Il bambino Gesù, figlio d'uomo nato da donna, è figlio di Dio. Viene rappresentato agitato, con il volto parzialmente in ombra, in atto di muoversi con vigore tra le braccia materne, un biondo fauno, espressione di una natura ferina, fronte alta sui lati, l'orecchietta bassa e forse un poco allungata. Questa rappresentazione di Gesù bambino rappresenta natura. L'incarnazione di Gesù è propriamente umana, la sua identità autentica di figlio d'uomo. Ecco, ma che il segno materno che evoca la Trinità, le tre dita, espressione simbolica della Trinità, è la benedizione divina impartita da Maria. Agisce affinché prevalga l'identità del Figlio di Dio sull'incarnazione, cioè la sua origine divina sulla sua sostanza corporea di figlio d'uomo. La Madre di Dio, attraverso la benedizione rivolta al bambino, vuole che lo Spirito domini le potenze terrestri conseguenti all'incarnazione, poiché, come proverà Gesù, lo Spirito è forte ma la carne è debole. Questa iconografia è rara. La committenza teologica del dipinto testimonia la lungimiranza cattolica all'antica condanna dell'arianesimo. L'arianesimo, in forma cangiante e con nuove declinazioni, si è sempre ripresentata nei secoli, anche nei paesi tedeschi in cui nacque la Riforma.